All'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, è dedicata la sala dove spesso si incontrano i senatori prima e dopo i lavori d'aula di Palazzo Madama. Ce ne parla Giovanni Gennaro. Oltre agli affreschi della Sala Maccari, ideale trade union tra le virtù degli antichi romani e quelle dei nuovi legislatori dell'Italia Unita, il Senato celebra naturalmente i protagonisti del Risorgimento e per questo Palazzo Madama è anche la casa di uno dei principali protagonisti del momento storico che ha dato origine all'unità del paese, l'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Ma per arrivarci in questo caso bisogna partire da un colle di Roma. Caricare! Il colpo di cannone è una tradizione molto amata dai romani, dà il segnale del mezzogiorno e ricorda le imprese e il coraggio dei garibaldini. Infatti spara dal Gianicolo, sede della famosa statua di Garibaldi, circondata dai busti dei garibaldini che parteciparono all'impresa dei mille, episodio fondamentale del Risorgimento italiano. Dal Gianicolo si domina il centro di Roma, sede delle istituzioni della capitale dell'Italia Unita. Il Senato ha dedicato proprio Garibaldi la sala principale nei pressi dell'aula. È il nostro transatlantico, anche se di dimensioni più ridotte rispetto a quello originale della Camera, ma forse anche più caldo e più accogliente. Qui i senatori si incontrano per confrontarsi a margine dei lavori dell'Assemblea. La sala si chiama appunto Sala Garibaldi, in onore dell'eroe più popolare del Risorgimento, protagonista dell'impresa dei mille che abbiamo visto prima, ma non solo. Giuseppe Garibaldi fu a capo anche della difesa della Repubblica Romana del 1849, che conobbe i suoi momenti più gloriosi a Porta San Pancrazio e proprio qui al Gianicolo, dove ha sede un museo dedicato ai garibaldini e dove è possibile ritrovare reperti come la famosa palla di cannone sulla parete della bellissima chiesa San Pietro in Montorio. Allora il sogno di Garibaldi e di tutti i patrioti di avere Roma capitale fallì, ma sappiamo che si realizzerà più tardi e finalmente nel 1871 le istituzioni del Regno d'Italia unito, a cominciare da Camera e Senato, avranno la loro sede in Roma capitale. In Senato sono conservate diverse lettere scritte di proprio pugno da Giuseppe Garibaldi a personaggi dell'epoca, amici e partecipanti alle spedizioni dei Mille. Uno di questi autografi ha un sapore particolare perché raccomandava l'uso di una macchina per stenografia inventata nel Regno di Sardegna, quindi in pieno Risorgimento, e che in effetti fu poi adottata dal Senato verso la fine dell'Ottocento. È la macchina Michela che da allora è al centro di quest'aula, un'aula che ha vissuto diverse epoche storiche. Dopo le istituzioni dello Stato della Chiesa che si trovavano a Palazzo Madama, è stata infatti sede del Senato del Regno e oggi qui si riunisce il Senato della Repubblica.